fiducia di un consiglio di amministrazione che aveva scelto 5 anni fa la mia figura per la direzione del MART. Quindi il mio ringraziamento va innanzitutto a loro, alla Presidente Ilaria Vescovi, a Stefano Andreis, Matteo Lunelli, Maria Concetta Mattei e poi anche al Pietro Monti, che è stato, il dottor Pietro Monti è stato fondamentale nella selezione all'epoca, nella commissione che ha scelto il direttore del museo. È stato un onore, un privilegio e il rispetto l'ho avuto da tutti, è una caratteristica del territorio, direi, davvero la gentilezza, la cortesia e la professionalità che mi ha garantito il team. I colleghi, in particolar modo in provincia, quelli degli altri musei, sono qualcosa di indimenticabile, che infatti sento doverosamente, ma anche con grande piacere e affetto, appunto, di proporre qui, innanzitutto, in un ringraziamento per questo clima, straordinario. Devo dire, e lo dico senza nessuna piaggeria, perché ormai i giochi sono fatti, devo anche ringraziarvi. Tutti voi che avete in qualche modo contribuito a un clima di trasparenza, di serenità, di lealtà, non è cosa ovvia. So benissimo che nelle dinamiche anche dell'informazione a livello locale, vengo anche da altre esperienze, non è sempre facile dare per scontato una tale lealtà e trasparenza, principi cardini nella mia vita privata e professionale. Quindi questo nei rapporti con i media, mi sembra che in questi 5 anni, non ho un elemento, un ricordo negativo o qualche cosa di cui potrei mai sentirmi amareggiato o critico. E vi dico la verità, avrei voluto salutarvi così come è iniziata la mia avventura al Mart. Avrei preferito un'intervista, quindi un rendere conto pubblicamente e sollecitato da chi si occupa proprio di informazione. Cioè, avrei voluto più questo, avrei voluto proprio riprendere quel capitolo inaugurato appunto con quella modalità in occasione del mio insediamento. Quello che stiamo facendo adesso solo parzialmente potrà ricostruire anche quell'accompagnamento appunto fisico, empatico, guardarsi davvero in tutte le espressioni e quindi tradire anche il non detto attraverso così, la suggestione, la fisicità, l'empatia, appunto, come dicevo. Devo dire, finisco subito con i ringraziamenti che possono sembrare noiosi, ma in questa situazione non sono invece tali, per me sono più che obbligati. E non voglio nemmeno trascurare il modo in cui il presidente Sgarbi, il presidente Fugatti, l'assessore Bisesti hanno da tempo saputo della mia decisione, delle mie intenzioni e hanno non solo rispettato questo mio orientamento, ma in buona misura, addirittura, dopo aver cercato anche di dissuadermi, di convincermi invece a continuare, c'è stato davvero un rapporto molto leale che è durato tanto, perché questa è una decisione che io ho maturato da tempo. Già lo scorso settembre l'avevo comunicata al presidente Fugatti, rimettendo il mio mandato nelle sue mani, e siccome non c'è alcun motivo polemico da parte mia, ma semplicemente una decisione personale e professionale, perché mi fa capire che sono altre le scelte che avrebbero guidato la mia condotta, non abbiamo avuto nessuna difficoltà nel convenire che ancora più senso avrebbe avuto una forse lunga transizione per poter accompagnare il museo verso gli orientamenti che legittimamente l'amministrazione ha proposto, e che in particolar modo il nuovo consiglio di amministrazione esprime nelle prerogative che gli sono proprie. Quindi spero che il mio comportamento sia stato inteso appunto con forse un po' rigidamente, se volete. Io sono molto, sembra, sono al limite del moralismo quando dico certe cose, ma credo assolutamente nella lealtà nei confronti delle istituzioni. Penso che principalmente un direttore debba capire qual è il proprio ruolo e anche quindi quando finisce il proprio mandato. E quindi null'altro che questo. Non sono l'interprete di nuove linee guida, di nuovi orientamenti.
ma con questo non significa non mantenere, non avere coscienza, rispetto. E se volete, sono sicuro che qualcuno me lo chiederà anche, guardo anche con attenzione e fiducia al netto di molte polemiche che vedo espresse quotidianamente, ma io credo che ci sono almeno due principi cardine di qualche cosa che forse non viene mai raccontato per le sue linee generali, ma molto spesso ci si concentra invece sulla logica degli eventi, sulla singola iniziativa, sui comportamenti. Però io ritengo che la sensibilità che anche il presidente Sgarbi sta dimostrando verso due chiavi di lettura possibili del MAR. Una, il fatto che sia un museo che possa estendere il proprio raggio d'azione oltre la fisicità, oltre la struttura, oltre la sede di Rovereto, sia un punto chiave notevole che io stesso ho auspicato, nel senso che credo davvero che oggi i musei debbano sapersi reinventare e corrispondere alle caratteristiche territoriali più invitanti a un'azione specifica e dominante. Un territorio come il Trentino può avere a disposizione un MART che sia epicentro di un'azione diffusa, e questo ovviamente poi sta nell'interpretazione e nelle responsabilità di come si intenderà questa missione. Ma questo principio chiave mi sembra che possa esistere, sia dichiarato, e meriterebbe, a mio modo di vedere, anche una più forte e convinta adesione, anziché un'interpretazione divisiva su come ciò si possa fare. La seconda caratteristica che mi sembra in qualche modo anche coerente con le cose che ho sempre auspicato è l'immaginazione di un museo che raccoglie già un'eredità importante, che è quella di aver contribuito a una revisione del paesaggio non soltanto naturale, ma quello culturale del Trentino, ma di farlo anche fuori di metafora in una sua valorizzazione di un distretto, di una città, di una capacità di incidere sull'urbanistica, per esempio a Rovereto, e nel paesaggio più esteso. Quindi davvero il progetto che già originariamente Mario Botta aveva supposto come un potenziale di un museo capace di rivoluzionare una città e il suo paesaggio circostante, mi sembra che sia qualcosa ancora valido e che forse avrebbe avuto ancora più valore oggi, quando siamo talmente alla ricerca di aperte, anziché parlare semplicemente delle misure preventive nel rientrare e riaprire, forse oggi avremmo invece un aperto che non sarebbe semplicemente un tentativo di restaurare una visione del museo che per molti versi io considero superata e che non praticherei più, nemmeno se fossi ancora il direttore. Cioè, penso davvero che oggi ci troviamo di fronte a una situazione che obbliga a scenari, a pensieri più radicali, profondi, e che forse ci siamo scrollati di dosso, nostro malgrado, anche una retorica di quello che i musei dovevano essere, che oggi invece anche i professionisti che magari da tempo dentro i musei vedevano scricchiolare certe visioni un po' semplicistiche di quello che un museo potrebbe essere, oggi finalmente questa retorica dell'audience ci può portare non a trascurare questo dato rilevante per un museo, ma a ripensarlo e a rinegoziarlo attraverso prassi forse più virtuose e certamente adeguati ai nostri tempi. Un altro punto, secondo me, di assoluto rilievo nella progettazione forse a venire del MART, e che trovo coerente con quanto ho cercato anch'io di proporre nelle mie competenze, è un pensare al concetto di contemporaneo in maniera problematica, non farlo coincidere necessariamente con l'attualità. Ora, anche in questo caso, mi sembra che il MART stia immaginando, attraverso i raffronti addirittura con l'arte antica, un orientamento di questo tipo. Io ho sempre pensato, e così arrivo anche a raccontare, a render conto delle cose fatte, che questa sia effettivamente un'interessante caratteristica che già il museo stesso, la sua architettura, cioè la prima cosa che uno osserva avvicinandosi, incontrando il MART, propone. Sempre parlato di un'architettura, quella progettata appunto alla fine degli anni Ottanta, più primi indizi, quindi quando nasce all'inizio del nuovo millennio,
Il MART davvero è stata un'architettura che per la cultura, per la museografia italiana è stata davvero importante e rivoluzionaria, con una caratteristica importante. Da un lato se ne sono sentiti tutti gli aspetti, i crismi della modernità. È stato il primo vero museo progettato per l'arte contemporanea e costruito quindi con un edificio, non un adattamento di una struttura storica. Ci sono stati anche altri esempi, ma mai riusciti in maniera compiuta e felice come il MART. Dall'altro, però, questo museo che guarda appunto al contemporaneo e anche al futuro si è poggiato in elementi architettonici facilmente riconoscibili come una grande tradizione, come una forma classica del pensiero e della cultura italiana. Questo ingresso, l'idea che non sia un museo basato sulla facciata, ma sulla piazza. L'idea della cupola, le dimensioni del Pantheon, qualcosa che ricorda anche i porticati. Insomma, chiaramente nell'architettura ci sono già queste due anime, lo slancio verso il futuro, ma anche una forte tradizione, una forte adesione a questa storia. Ed è a partire dalla valorizzazione di questa architettura, cioè l'elemento forse più identitario e stabile del MART, che avevo immaginato e per molti versi credo anche si sia compiutamente e con orgoglio posso dire felicemente realizzato un programma di attività coerenti con tutto ciò. Primo, la valorizzazione stesso dell'edificio. Io vorrei che si avesse insomma memoria di questi 5 anni, cioè che queste nostre parole non si ripiegassero soltanto sulla discussione sull'attualità. E francamente me lo ricordo lo scenario che mi ha colto 5 anni fa. Ricordo anche i titoli dei giornali, avevo la grana precari, come veniva definita per lo più dai titoli, c'era una mostra in corso che è stata anche oggetto di grandi critiche, stroncature che per fortuna non ho mai più visto ripetersi, mi riferisco alla mostra che personalmente, tra l'altro, aveva anche degli elementi di un certo interesse, quella sulla Grande Guerra, non erano esposte le collezioni permanenti, avevamo i servizi ausiliari in una vera e propria agonia, tanto è vero che ha sofferto a lungo la caffetteria e anche il bookshop del museo si ritrovava in una condizione mista, addirittura c'era uno spazio di accoglienza dei bambini all'interno dello spazio dedicato al bookshop, quello che noi abbiamo portato all'interno delle sale espositive, immaginando forse più funzionale anche per la reale vita delle famiglie che visitano i musei. Insomma, devo dire, molte cose sono state fatte, credo che anche l'architettura, devo dire, aveva qualche elemento di trascuratezza, nel senso che davvero c'erano, sentivano un po' i segni del tempo. Il primo atto è stato quello di chiedere a Mario Botta di tornare a incontrarmi al museo, capire meglio come potesse funzionare, studiare meglio anche alcune cose che forse non erano mai state fatte. Ho parlato a lungo con Gabriella Belli per capire meglio come erano state costruite le collezioni e gli archivi e quindi cercando di recuperare una storia importante, cercare di puntare l'attenzione su alcune linee guida fondamentali. E allora ecco che vedete che li riprendo ed è per questo che trovo qualche continuità con quello che dicevo prima in merito alle possibilità future del museo. Pensare quindi innanzitutto al museo che valorizzasse la propria struttura, un museo che riconoscesse nello specifico delle collezioni di arte italiana, in particolar modo del Novecento, il cardine per quelle cose come le mostre temporanee che dovrebbero essere valorizzazione del patrimonio e quindi dare davvero la misura e la direzione per le scelte culturali e di programmazione, e poi l'integrazione col territorio, col paesaggio, perché io ricordo da osservatore interessato, anche quando dirigevo altri musei, anche una certa invidia quando vedevo il MART al centro dell'attenzione e della promozione del Trentino stesso. Ricordo un inserto nei settimanali, all'epoca si vendevano molto i settimanali cartacei, e la copertina c'era una guida del Trentino e c'era il MART in copertina. Ecco, questo significava davvero pensare che il museo potesse essere parte di un progetto di identità più ampia rispetto allo specifico disciplinare dell'arte moderna e contemporanea. E su queste tre grandi direttive, insomma, potenziali, abbiamo innestato tutta la nostra programmazione.
Per quello che riguarda, sento parlare molto in questo momento di quali mostre si faranno. Ecco, per me le mostre sono sempre degli oggetti di studio, di ricerca, delle occasioni, ripeto, di valorizzazione di un'identità, di un'istituzione data. Cioè e quindi quali scelte fatte per il MART, se vogliamo rimanere su quello che fa più notizia, le mostre. Beh, adesso penso che retrospettivamente si possa vedere, spero che si possa capire qual era la traiettoria. Perché in un museo che dispone di importanti collezioni e che ha basato la propria tradizione appunto sul passaggio tra l'Ottocento e il Novecento, perché abbiamo realizzato mostre come La coscienza del vero, cioè quando va in crisi il concetto di rappresentazione, e qui, perché abbiamo realizzato mostre come quella sul viaggio in Italia, che in realtà è stata una grande ricognizione dei macchiaioli, del divisionismo, del simbolismo. Qual è la crisi che è avvenuta in quel momento, quando si è inventata quindi una modernità? E qual è la continuità storica? E qui ricorderete, spero, insomma, so che molti di voi sono seguiti in maniera molto attenta al museo, quindi, ma non do per scontato che la mostra dal divisionismo al futurismo fosse davvero un collegamento tra questo 800 e il 900 più caratteristico della città che ha dato i natali a Fortunato De Pere. Ma è un futurismo che abbiamo inquadrato in un collegamento storico. E quindi altro che il futurismo che si è sbarazzato della storia dei musei, è un futurismo che ha trovato le proprie radici in una grande tradizione che è presente anche nelle collezioni del MART. E subito abbiamo pensato anche di realizzare assieme al Museo del Novecento una mostra su Boccioni. Ma quale Boccioni? Un Boccioni che ha guardato ai propri archivi, alle proprie collezioni di immagini, al proprio atlante della memoria, addirittura quindi a archetipi del pensiero, della visuale, veramente dell'immaginario, cioè immagini che costituiscono un immaginario. Quindi in questo caso non un collegamento storico, ma in un certo senso ideale con la grande tradizione che Boccioni appunto testimoniava nella capacità di fare memoria di quello che vedeva appunto nelle sue occasioni, nelle visite, nei suoi libri, in questo Atlante che appunto è conservato nella Biblioteca di Verona e che ha ispirato una mostra, dal mio punto di vista, davvero rilevante e innovativa, per non dire appunto, per non fare la solita storiella del futurismo con i suoi principi manualistici. Quindi, ma assieme a questo Novecento che porta al futurismo, quindi alla grande avanguardia del nostro secolo, beh, sono state proposte delle mostre che hanno visto quell'altra anima che poi caratterizza le collezioni del MART stesso, cioè quel Novecento che dopo i disastri della guerra e quindi che perde la fiducia nello slancio innovativo e propositivo del futurismo, e quel Novecento che recupera invece i valori, l'idealità, il senso della bellezza, il canone, la misura. E forse si capiscono adesso quelle scelte per cui abbiamo inquadrato questo Novecento in mostre come un'eterna bellezza, quindi la forma del canone nell'arte del Novecento, e altre esposizioni ricorrenti, fino alle più recenti, in cui questi valori, che sono quelli della metafisica, del gruppo Novecento, ecco perché siamo arrivati a Margherita Sarfatti. E attraverso Margherita Sarfatti anche uno sguardo inedito, forse, quell'altro Novecento, non tutto di uomini. Anche se poi quelle foto in cui Margherita Sarfatti è circondata solo da artisti uomini fanno impressione, ma c'era un forte pensiero anche di un altro Novecento, di una sensibilità femminile che ha determinato davvero poetiche sotto uno sguardo che non è quello della cultura maschile dominante di quell'epoca, che poi va a coincidere anche con, ovviamente, con l'imbarazzo storico del fascismo. E quindi anche la mostra di Isadora Duncan, condivisa tra me e Vittorio Sgarbi, nell'opportunità di realizzare, è anche una sorta di continuità, sia con questa prospettiva di un Novecento ispirato dal rivoluzionario modo anche femminile di pensare alle arti del Novecento, con una continuità storica anche con una di quelle mostre che io ritengo forse la più riuscita dell'epoca Belli, e cioè la mostra sulla danza dell'avanguardia, che ritengo ancora un capolavoro espositivo. Quindi cercare di recuperare una tradizione, come vedete, queste due anime, un Novecento che produca uno slancio verso un'idea di avanguardia, di tempo a venire, a superare, ma un Novecento che anche contrastante, che invece recupera il senso dell'eterno, della classicità, delle forme. E tutto questo ho pensato che potesse anche essere rappresentato nelle collezioni permanenti. Ripeto, collezioni permanenti che nel 2015 erano sospese, non c'era in quel momento un'esposizione permanente, con un gesto, dal mio punto di vista, che fosse sensibile sia alle collezioni, voleva essere sensibile sia alle collezioni stesse,
sia alle caratteristiche dell'architettura. Il primo e il secondo piano del MARC sono molto diversi dal punto di vista funzionale. Uno ha volumi più piccoli e soffitti bassi, e l'altro ha la possibilità di grandi vetrate e di avere la luce diretta dall'alto. E quindi cosa abbiamo realizzato? Un percorso che raccontasse queste vicende attraverso le collezioni permanenti, che arrivassero quindi alla prima metà del Novecento, con un modello, se volete, da pinacoteca, ancora legato alle stanze, addirittura quelle che i museografi chiamano le period rooms, quando mettiamo anche del colore per distinguere quel fine Ottocento e poi quel clima di secessioni che ricordano anche la storia stessa del MART, con un accenno a quelle che erano state le mostre e i capolavori raccolti quando il MART coincideva con il Palazzo delle Alghere. Ma quando lo strappo linguistico della seconda metà del Novecento porta l'arte fuori dal perimetro di una cornice e la fa saltare giù dal piedistallo e occupa lo spazio, perché l'arte della seconda metà del Novecento esce dai perimetri, dallo spazio altro, separato dell'opera, e diventa invece qualcosa che determina lo spazio, nasce il concetto di installazione, entra il tempo dell'opera come suo materiale. Beh, allora ecco perché il secondo piano, che ha dei volumi molto diversi, si apre, diventa uno spazio aperto, perché le opere vanno a determinare l'esperienza fisica dello spettatore nello spazio. E su questo principio abbiamo anche chiesto a Giuseppe Penone di realizzare una mostra, che molti, spero qualcuno di voi ricordi, perché fu una mostra che, parallelamente alla raccolta di opere significative di questo artista, ha mostrato un MART, come mi dissero Gabriella Belli e come mi confessò anche Mario Botta, anche con la possibilità di alcuni possibili revisioni dell'architettura stessa, intuendo le potenzialità che forse lui stesso mi confessò in maniera amabile e modesta, con un'umiltà veramente tipica dei grandi. Cioè, no, avrei potuto fare anche qualcosa di più per accompagnare quest'idea di un museo che sfonda anche il proprio perimetro. Perché quando si è vista una mostra in cui non c'era nessuna parete se non i muri perimetrali, la luce naturale, e quindi mostrare, a dispetto di chiacchiere, secondo me, che si facevano sul MART come museo non adatto alle grandi imprese del contemporaneo, abbiamo dimostrato invece che il MART è una bellissima e flessibile architettura. E questo, devo dire, grazie ad artisti che hanno lasciato testimonianze, come già nel foyer d'ingresso, l'albero di Penone è rimasto e diventato ormai anche iconico per il museo, testimonia in prima battuta per chi entri e superi la soglia del MART. E poi, attenzione, perché anche sul contemporaneo questa idea del senso dello spazio, di come è stato rivoluzionato dagli artisti più vicini al nostro tempo in termini anagrafici, in termini storici, ebbene, insomma, se si inquadra in questo modo l'allestimento di mostre come quelle di Mattiacci, di Lo Savio, di Gianfranco Baruchello, la visione spaziale di Grazia Toderi con Orhan Pamuk, Carlo Alfano sul senso del tempo e dello spazio. Ma, insomma, ci sono state una serie di mostre che hanno portato anche a esplorare quindi lo specifico italiano, ma anche artisti che hanno operato in Europa e in Italia, come Robert Morris, una mostra storica, epocale, forse poco percepita. Altrettanto Richard Archwager, appena conclusasi, e mi spiace che sia passato anche un po' sotto silenzio il fatto che la mostra, attualmente, tra l'altro con il protrarsi dei tempi per l'emergenza Covid, sia stata poi ospitata e sia oggi presente al Guggenheim di Bilbao, cioè proprio in quel museo che per molti anni è stato il museo che è di riferimento anche per la nascita stessa del MART. Oggi il Guggenheim di Bilbao prende mostre prodotte, attenzione, prodotte dal MART, oppure coprodotte con i musei, e che hanno poi avuto una circolazione internazionale. In questi anni il museo è tornato a dialogare a pari titolo, non ha acquistato mostre pacchetto, ma le mostre realizzate in un museo importante come il Moderna Museet di Stoccolma, o a Madrid, o a Francoforte. Insomma, in questi anni la capacità di produzione, quindi non ospitare, ma davvero incidere in termini progettuali, credo che fra qualche anno sarà anche capitalizzata, quando si farà anche la storia di queste mostre, quando non si tratterà soltanto di recuperare iconografia già vista e riproposta, quasi come un po' come spesso le mostre blockbuster fanno, un po' feticcio dentro i musei. No, qui c'è stata una capacità di costruire il senso dell'esposizione attraverso capacità anche produttiva, con grandi protagonisti della cultura artistica contemporanea e le grandi istituzioni.
Ora, tutto questo è motivo non soltanto di orgoglio, ma mi sembra importante appunto spiegare il perché di certe scelte e capirete quindi che non sono come un orgoglioso di un progetto espositivo, ma del fatto che tutte queste attività avevano in qualche modo bisogno, il desiderio di comporre un mosaico dove la figura complessiva è l'identità di un museo. Quindi non è l'idea di un museo location da riempire di attività e di eventi da commentare singolarmente, e su questo ve lo anticipo, non mi interessa neanche troppo il dibattito odierno sul singolo evento, ma sempre tenere la misura, la prospettiva di una progettazione, di qualche cosa dove il singolo, compreso il direttore stesso del museo, non conta se non a servizio di un programma più ampio. Quest'idea della figura personale che mette al centro la propria identità è una prospettiva che non mi appartiene. E quando si capisce che una certa funzione evidentemente non è più utile a un programma, a uno spirito di servizio, per realizzare ciò che dovrebbe essere un interesse della collettività, si rispettano le scelte fatte e si comprende quando è finito il proprio tempo. Nulla di quello che sta avvenendo non è espressione della volontà democraticamente espressa da un trentino che ha deciso una propria direzione. Lo ha deciso in questi giorni, lo ha deciso anche alla fine della precedente amministrazione. Io vi anticipo subito la domanda. Io credo che per quello che riguarda il destino dei musei del Trentino, c'è una legge che ha inquadrato in maniera molto netta le competenze. E quindi anche questo dibattito sul ruolo, il MART dovrà o meno avere un direttore, ma direttore di che tipo? Io penso che se non si guarda a quale sia la legge e quali sono le competenze richieste, una legge scritta da amministratori, forse per amministratori, la scelta che sta facendo il MART è assolutamente coerente con questa legge. Legge, peraltro, ripeto, voluta dalla precedente amministrazione. Guardando i regolamenti, non c'è dubbio che un direttore in un regolamento che non parla mai di visione, di competenze artistiche, di progettualità, ma se andate a leggere dice proprio fa il piano delle attività con le tabelle finanziarie, eccetera, si occupa della gestione di cartelline, c'è proprio tutto quello ed è scritto pienamente in funzioni amministrative. Allora, questo non è che a me piaccia, ma questo è quello che è stato scelto dal Trentino. E in più, per quello che riguarda le competenze, lo slancio, ma insomma, è ovvio che il fatto che un presidente energico, votato, voglio dire, all'affermazione della propria visione, identità, qual è Vittorio Sgarbi, non era stato chiamato evidentemente a non fare se stesso. Cioè, tutto si può dire a Vittorio Sgarbi, tranne che non stia facendo Vittorio Sgarbi. Io posso testimoniare personalmente un suo impegno costante, quotidiano. A volte glielo rimprovero in amicizia perché comunque ho un rapporto con lui amicale, come lui stesso dice, ed è vero, ce cioè lo confermo. Abbiamo un perverso rapporto amicale molto profondo, per cui pur non condividendo, diciamo, una visione di che cosa, su un interesse per gli stessi temi dell'arte, ma c'è rispetto, lealtà. E quindi mi permette di dire che forse lui è anche troppo presente. Nessuno gli può rimproverare di non impegnarsi, di non tenerci per questo museo. Lo fa costantemente e credo che gli sia stato chiesto, sicuramente è stato chiesto, che cosa avremmo chiamato a fare in Trentino Vittorio Sgarbi se non a proporci una visione. Solo che bisogna poi avere la convinzione per fare. Cioè, io credo che lui sia una persona che possa dare tanto al MART, però ci vuole attorno a lui anche coesione. Condivisione e anche saper dire dei no importanti se si vuole raggiungere un obiettivo di interesse comune. E devo dire che non posso che testimoniare che questo sia anche possibile, perché il mio rapporto personale con Sgarbi lo dimostra. Il mio quindi non è un addio polemico, al contrario. Io voglio soltanto dire che ho vissuto molto felicemente i miei anni in Trentino. Ho qualche rammarico. In particolar modo ci sono due cose che secondo me dovevamo e potevamo fare meglio. Non abbiamo lavorato, ma non per
per difetto del mio team, come potevamo sulla promozione di quello che facevamo, potevamo far spiegare meglio quello che stavamo facendo e certamente potevamo avere anche, posso dire, un risultato un po' più impattante. Lì l'errore è stato mio, l'ho detto il primo giorno quando sono arrivato. Il MART ha tutto per funzionare, quindi la responsabilità del direttore può essere quella di creare evidentemente dei deficit rispetto al suo potenziale. Ecco, io mi rimprovero evidentemente di aver contato troppo su altre strategie di promozione, forse avremmo dovuto fare da soli prima e meglio. Non siamo riusciti a essere parte di un progetto più ampio di comunicazione e la responsabilità me la prendo tutta io. La seconda questione, che forse che anche lì evidentemente non ho avuto la capacità di incidere sulle scelte di Piazza Dante in tutti questi 5 anni, perché resta ancora per me un mistero capire perché un progetto condiviso con la città, l'università, la provincia, i festival, in particolar modo però devo dire il mio grazie va davvero anche al rettore Collini per l'entusiasmo e la condivisione del progetto di ripensamento di tutta l'area del MART nei rapporti con l'università, perché è un progetto che ha contato anche su un regalo di Mario Botta per rivedere il progetto, addirittura sul finanziamento, visto che c'erano le risorse derivate dall'una tantum di quell'avanzo d'amministrazione realizzato semplicemente per effetto del cambiamento dei principi contabili, e quindi per fortuna il MART poteva disporre di spese di investimento, perché non siamo stati autorizzati a fare qualcosa che piaceva a tutti, si poteva fare, e devo dire, ho il rammarico di non aver visto realizzato, e che forse oggi dobbiamo rimpiangere ancora di più, vista appunto le difficoltà a tornare nello spazio chiuso dei musei. Ecco, questi sono, devo dire, i miei due grossi dispiaceri, diciamo, di cui mi devo evidentemente appunto rendere conto che evidentemente qualcosa ho sbagliato, non ho capito, non riuscire a incidere in questo. Ma questo non toglie, devo dire, l'enorme soddisfazione di aver lavorato comunque in un clima di grande rispetto, di grande professionalità. Lascio anche un team consolidatosi, perché tornando alle questioni iniziali, malgrado ovviamente sia molto preoccupato ancora oggi, soprattutto delle figure che hanno dei contratti a tempo determinato, però, se posso proprio dirla tutta, è uno scenario ben migliore di quello di 5 anni fa, quando davvero c'erano dei contrattini anche veramente molto discutibili sugli importi economici, sulla durata, sulla stabilità, eccetera. Comunque siamo ancora oggi da 3 anni e oltre, forse Susanna tu sei proprio una di quelle inquadrate in questo modo, in cui la continuità di progetto e di lavoro e di quindi anche la formazione che non viene sprecata, perché l'idea che le persone lavorino ai musei e poi la loro professionalità va a termine come se fossero delle funzioni deleitarie o non essenziali all'attività del museo, e uno spreco anche di quegli investimenti, come spesso accade in Italia, si investe sull'università e poi dopo li perdiamo i nostri professionisti. Ecco, io credo che oggi il MART abbia davvero un team importante, e io non posso che ringraziarli per il lavoro svolto e anche la modalità con cui lo abbiamo condotto in questi anni. Ecco, quindi davvero io non avrei voluto rinviare e non vedervi soltanto così in video in questa modalità, non posso offrirvi un bicchiere, non posso avere il brindisi, è una delle tra le minori, diciamo, delle privazioni a cui siamo costretti, ma certamente non avrei immaginato un congedo così, appunto, tant'è vero, in questo monologo di fronte al mio computer, ecco, francamente avrei sperato in qualcosa di più corrispondente davvero all'affetto, all'emozione, alla bellezza e alla sensibilità, voglio dire, che è stata espressa umanamente nei miei confronti, al benessere di cui ho goduto e alla serietà e alla professionalità davvero di un'esperienza per cui dirò soltanto grazie, ma davvero grazie per questi anni meravigliosi in Trentino.